Il carbon farming oggi rappresenta una delle attività produttive più importanti che l'agricoltura può avere, in quanto secondo il ciclo naturale il carbonio entra nella produzione vegetale, nella produzione animale, ma se non vengono adottate delle buone pratiche, questo carbonio poi viene perso. Quando viene perso, contribuisce alle variazioni e ai cambiamenti climatici. Di conseguenza, una buona agricoltura, un buon allevamento contribuisce a raggiungere quelli che sono degli obiettivi di, si dice tecnicamente, mitigazione, cioè di blocco del carbonio, soprattutto all'interno del suolo, che rappresenta la matrice, il comparto ambientale più importante, che è in grado di ridurre, pensiamo, fino al 25% di quelle che sono le emissioni potenziali che poi condizionano i cambiamenti climatici. Quindi l'allevamento in particolare, in quanto ha il ciclo produttivo più importante, utilizzando suolo ma soprattutto utilizzando colture vegetali che poi diventano alimenti per gli animali, rappresenta il sistema produttivo più significativo per poter, in questo contesto soprattutto odierno così importante, ridurre i cambiamenti climatici e anche migliorare il clima. È un modello estremamente avvincente e rappresenta un modello di riferimento a livello internazionale e mondiale, perché abbiamo ampi spazi di applicazioni di tecnologie molto avanzate che contribuiscono a realizzare quindi questa riduzione delle emissioni, soprattutto del carbonio, e quindi crea valore aggiunto in quello che non è soltanto un clima che deve migliorare e che può migliorare, ma in quelle che sono le attività produttive in generale.